Sentieri dell'anima, fratelli con le ali. Tutti noi guardiamo ed ammiriamo gli uccelli che volano nel cielo. E invidiamo quasi questi esseri con le ali. Ne siamo innamorati. Avremmo voluto essere come loro. E qualcuno ha anche tentato di farlo, come Icaro. Ma noi le nostre ali le abbiamo perdute quando siamo arrivati sulla terra, e forse un giorno, se le meritiamo, le riotterremo. Ricordo da bambino, quando avevo 2 anni e c'era tutta quella neve, arrivavano sempre dei passerotti fin davanti alla porta a riscaldarsi alla porta vetri, perché da lì arrivava un po' di caldo. E il mio papà, che era molto buono, mi insegnava a dare le molechine di pane, a lasciarle lì sulla neve. E poi dal vetro io vedevo tutti questi passerotti che arrivavano a frotte, cinguettanti, a mangiare quelle poche molechine di pane. Anni dopo capitò che, durante un'invernata, un passero, era di sera, faceva freddo, era aperto il balcone, entrò svolazzando in casa. Naturalmente la mia mamma si spaventò, gli tirò qualcosa dietro, e il passerotto rimase lì, si fece male probabilmente. Io mi avvicinai, quando mi resi conto che non era un topo, cosa che aveva, credo, pensato mia mamma, ma era un passerotto, ne presi cura. Lo curai, lo misi in una cassettina delle scarpe, in una scatola di scarpe piena d'ovatta, a mo' di nido, fin quando si riprese. E lui zambettava per casa, veniva a mangiare sotto il tavolo quando noi mangiavamo, raccoglieva le molliche che io gli passavo. Era di casa, fuori faceva freddo, c'era la neve, e non voleva andare via, stava lì, nessuno lo obbligava. Capitò una notte molto fredda, avevamo acceso una stufa elettrica, di quelle a incandescenza. A un certo punto sentimmo cinguettare forte, svolazzare, ci svegliammo. Il passerotto, per riscaldarsi, era andato troppo vicino a quella luce e gli si erano incendiate le ali. Fortunatamente, a parte le penne, non gli era successo nient'altro. Ma quel passero si prese il nome, da quel momento, di Mizzone. Mizzone, nel vernacolo locale, il carbone acceso, Mizzone. E continuò, passò l'inverno, arrivò la primavera. E la primavera arrivarono i cinguettii degli altri uccelli, suoi fratelli. Svolazzava, tornava, svolazzava. Poi arrivò, tornò, cinguettò, cip, 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 e volò via. Credo che nella sua lingua mi avesse salutato. Può essere. Io
Voglio crederlo. Però da allora ho avuto anche altri uccelli in casa, perché ero innamorato degli uccelli, mio zone era andato via. I primi uccelli che ho avuto furono dei parrocchetti, i pappagallini, quelli tutti belli, colorati, e che fanno un gran gracidare, di quelli che si prendono a coppie perché sono molto sociali, si legano con un solo un pappagallino, con una pappagallina per sempre. Abitavamo in piazza San Giovanni. Mio papà li prese da un negozio di Matera in salita a Castelvecchio. La femminuccia era tutta bianca. Il maschietto era azzurro con delle striature verdi, molto belli tutti e due. E andavano d'accordo, si davano i bacetti. Sì, perché anche i pappagallini si danno i bacetti. È curioso, ma se li danno. Prendendosi per la bocca, si danno i bacetti. Liberi di non crederci, ma io voglio crederlo. Non so per quale motivo io avevo aperto la gabbietta e il maschietto volò via. La femminuccia, la parrocchietta bianca, il pappagallino bianco. Che dolore che aveva, non mangiava più, stava lì impietrita, addolorata, si capiva che aveva dolore. Allora mio padre andò a chiedere al rivenditore, il rivenditore gli disse: guardi, questi animali hanno bisogno di un loro compagno, altrimenti non sopravvivono. E allora scegliemmo un altro maschio. Ma non era il compagno che la parrocchetta, la pappagallina aveva scelto. E non andavano d'accordo. Non andavano per niente d'accordo, si picchiavano. E allora li liberai tutti e due, in maniera tale che almeno lei ritrovasse il suo pappagallino, il suo compagno. Tempo dopo ha avuto dei canarini. I canarini sono bellini pure loro, ma che loro uscivano dalla gabbietta, andavano in giro e riuscirono a fare un nido. Un unico uovo riuscì a nascere una canarina piccolina, però non visse molto perché aveva un piede che si era rovinato nella nascita e si era infettato e quindi morì. Ho avuto anche dei cardilli. I cardilli li prendeva un mio zio dal nido e quando li prendeva con tutto il nido, la gabbietta col nido lo metteva in alto in maniera che la mamma continuasse a dargli da mangiare. Però era attento, mi diceva, a non aspettare che crescessero molto, perché ove la mamma cardilla si accorgeva che i suoi figli non potevano essere più liberati, la mamma cardilla avvelenava i cardellini dandogli da mangiare del prezzemolo. È vero, è scientificamente provato. Il dolore della madre, della mamma Cardillo che avvelenava i propri figli condannati alla prigionia. Saputo questo, non ne ho più voluti i Cardilli perché mi dispiaceva sapere che ci tenevano tanto alla libertà, ma tutti gli esseri ci tengono alla libertà. Altre volte ho avuto dei falchetti. I falchetti grillai, falchetti piccolini che fanno un gran gracidare, ma non sono come quei falconi da caccia che sono i falconi peregrini. Sono dei falchetti, sì, stanno lì, possono stare sulla mano per un po', ma non si addomesticano come i falconi peregrini, perlomeno ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Un'altra volta mi è capitato di avere un nibbio che era caduto dal nido, un cacciatore mi portò perché aveva una ferita. Il nibbio stava nella veranda del balcone libero, aveva un'apertura alare da piccolo, non volava ancora, di un metro. Era quasi marrone scuro,
brown, quasi nero, e emetteva quasi un fischio più che un gracidare il nebbio. Quando incominciò a volare, volava, ritornava in veranda, volava, ritornava in veranda. Poi, quando ho imparato bene a volare, è volato via e sono contento così. L'ultima volta che mi è capitato di prendere un pettirosso, era quando mia figlia aveva 3 anni, alla quale avevo insegnato che gli animali dovevano essere liberi e andare dalla loro mamma. Era inverno e un pettirosso per il freddo era entrato nella veranda a riscaldarsi. Io l'avevo preso, questo piccolo esserino a cui batteva il cuore tanto che sembrava scoppiargli nel petto. Lo volevo far solo vedere a mia figlia, l'avevo messo in uno di quei cestini. Sapete quei cestini che si portavano una volta con la merendina all'elementare, all'asilo di plastica con i buchetti, no? A scatoletta con la maniglietta. E l'avevo messo lì dentro. I pianti di mia figlia, non ne voleva sapere, lascialo libero, lascialo andare dalla sua mamma. Non ci fu verso di farglielo vedere. E allora mi ricordai, i nostri fratelli sono nati liberi, sono quello che forse noi eravamo un tempo, angeli con le ali che forse se le meritiamo, forse riotterremmo in un'altra vita, in un'altra dimensione. E allora lasciai libero quel pettirosso. E da allora non ho più voluto avere degli uccelli in gabbia o esserne proprietario. Mi basta ascoltarli. Quando arriva l'estate, quando sento le rondini in alto, quando sento la mattina presto il risveglio degli uccelli con il loro gran gracidare in estate, quando sento il cinguettio dei passerotti nel nido, perché ci sono in giro dei nidi di passerotti dappertutto l'estate e in primavera. Ciao a tutti.